Consigliere Nelli, ha presentato un'interrogazione all'assessore Sorte per chiedere chiarimenti sul cronoprogramma della variante di Zogno. Ci sono dei ritardi su questo fronte? Sì, purtroppo ci sono dei ritardi dovuti a vari fattori, fattori di progettazione, fattori dal nuovo decreto legislativo per quanto riguarda in materia di opere pubbliche. E c'è una certa preoccupazione da parte ovviamente non solo dei sindaci ma di tutta la cittadinanza Val Brembana, perché la variante di Zogno è una variante molto importante per quella valle, al di là di un decongestionamento del traffico ma soprattutto anche di ridare sviluppo diciamo da un punto di vista turistico alla valle. La arrabbiatura da parte degli amministratori comunali è data dal fatto che i soldi sono stati stanziati da Regione Lombardia già qualche anno fa, 33 milioni di euro pronti per essere spesi, e purtroppo c'è questo rallentamento. Oggi ho avuto l'assicurazione da parte dell'assessore che comunque la progettualità sta andando avanti, per cui tutto quello che è la progettazione, quindi antincendio o non antincendio, stanno andando avanti. Ho chiesto la cortesia che Infrastrutture Lombardi affianchi anche la provincia di Bergamo, là dove ci sono delle particolarità tecniche specifiche, in modo da poter accelerare questi tempi e in modo, seppur con uno slittamento di qualche mese del cronoprogramma ultimo, però si possa dare il via alla realizzazione di quest'opera.